predominanza, i giornali di oggi aprono sul tema Ius Soli. Ho davanti il Messaggero, Repubblica, lo Ius Soli si ferma, rischio numeri, lo Ius Soli affonda, fermata la legge sullo Ius Soli, mancano i voti. Verremo alla strategia politica del Partito Democratico qua su questo tema, però mi interessa entrare anche sul tema di merito. C'è, ad esempio, su Repubblica, proprio sul tema Ius Soli, un approfondimento molto significativo di Ilvo Diamanti, che lega la crescente indisponibilità, come lui la legge, della politica a dare una risposta sul tema riconoscimento della cittadinanza alle persone che nascono, crescono, studiano, costruiscono una identità, nel paese in cui appunto crescono, in una famiglia in cui lavorano, quindi in condizioni che sono le condizioni sostanzialmente degli italiani, lega questa mancata attualmente approvazione alla crescente paura che lega al sentimento degli italiani. Immigrati cresce la paura, sono a pagina 4 dove prosegue la riflessione di Ilvo Diamanti, il 46% si sente in pericolo, è il dato più alto da 10 anni. Pagina 3, a ritroso, la questione dello Ius Soli, lo Ius Soli in base all'autocollocazione politica, anche qui si vede come si riduce la forbice dei cosiddetti favorevoli all'approvazione dello Ius Soli. Ma fatemi dire una cosa, lo Ius Soli non si fa per la paura verso gli immigrati? Lo Ius Soli non si fa perché lo Ius Soli è una concessione a chi italiano non sarebbe, ma poiché nasce e cresce qua, lo riconosciamo italiano? Niente di più sbagliato. Lo Ius Soli è la risposta alla paura, perché la paura è figlia della mancata integrazione. Non possiamo, negli ultimi 2 anni e mezzo, come abbiamo fatto, registrare sistematicamente che dietro ai grandi drammi, Charlie Hebdo, il Belgio, Barcellona, moltissime situazioni di attacchi terroristici, cosa ci sta? Un processo di radicalizzazione. Radicalizzazione di cui sono vittime le cosiddette seconde generazioni non riconosciute, non integrate, non cittadine, e non capire che lo Ius Soli è lo strumento che, mentre rafforza una comunità, perché dice ad un soggetto tu ne fai parte. La comunità non è il tuo nemico, non è ciò che devi aggredire, ma è ciò che ti riconosce, ciò che dice tu ci riguardi e fai parte della comunità nella quale sei cresciuto, hai studiato, cerchi un lavoro, trovi un lavoro. Il PD non si ferma davanti a questo principio. Sarà il nostro faro sul tema delle politiche per l'integrazione. Lo voglio dire perché a pagina 2 c'è questa intervista molto bella. Bruno Leca, nato in Albania, ma in Italia da quando aveva 3 anni, casa mia è qui dove ho gli affetti. Tradito dal mio partito, ma vado avanti. Con i diritti voglio avere anche i doveri. Bruno, il tuo partito non solo non ti ha tradito, ma non ti tradisce. Ti tradirebbe nel momento in cui facesse finta che questa legge è una cosa su cui giochicchiare un po', andare in aula, provocare un incidente, perché scusate. Diamo un secondo ai numeri. Lega, Forza Italia, la destra di Meloni, Movimento 5 Stelle, che alla fine del lungo divagare si fermano su una posizione di contrarietà allo Ius Soli, avendo avuto alla Camera la posizione esattamente opposta, sono tutti contrari. La parte dei cosiddetti centristi, Alleanza Popolare, Alfano, dicono fermiamoci un minuto. Se il PD va in aula oggi, questo provvedimento che noi vogliamo, che noi difendiamo e proponiamo per le ragioni che ho appena spiegato, rischia di non passare. Bruno, non c'è niente di peggiore che affossare una prospettiva. La responsabilità vuole di costruirla quella prospettiva. E noi non ci fermiamo, tant'è vero che io sono convinto che dobbiamo utilizzare anche i prossimi mesi, anche le prossime settimane, che non sono molto, ma è possibile, per costruire consapevolezza e quindi poi numeri parlamentari, lavorando non solo sulle alleanze parlamentari, ma proprio sui cittadini e spiegando fino a perdere la voce che lo Ius Soli è lo strumento per stringere e rafforzare le comunità, non per regalare qualche imprevisto.
E su questo molti, ci sono ovviamente molte letture sui giornali che restituiscono questa scelta di non andare immediatamente in aula, ma di costruire condizioni per farlo. Non ve li leggo tutti, ma insomma su tutti i giornali trovate diversi approfondimenti, così come trovate il secondo elemento di, tra virgolette, titolo politico della giornata di oggi. Il secondo elemento è il giudice sospende le regionarie. Le regionarie sono le primarie per la regione Sicilia. Io le chiamo le cliccarie perché sono scelte con un po' di clic su chi si candida in quella regione o in altri contesti. Il Movimento 5 Stelle è nel caos. E ancora in moltissimi giornali c'è appunto questa notizia circa la sospensione. In Sicilia un tribunale sospende le primarie, sono sulla stampa dei 5 Stelle, ora Cancelleri è in bilico. Senza entrare nel tecnicismo, questa è una questione che forse anche la politica, tra virgolette, ordinaria, quella che non urla, che non sbatte i banchi del Parlamento, che non grida onestà, che non dice uno vale uno. Dopodiché la rete vale per tutti, però la rete la controlla Casaleggio, insomma, sta un po' sottovalutando. Lo dico perché poi sul Corriere troviamo una bella riflessione di Francesco Verderami, c'è un editoriale all'ambiguità dei partiti e ragiona su quanto regole chiare, codici riconoscibili dagli elettori che dicono chi decide, come si selezionano i candidati. Sono elementi di chiarezza fondamentali. Tutte queste cose erano contenute in una legge di cui sono stato relatore e approvata alla Camera, e anche questa, in attesa di una maggioranza che l'approvi al Senato, lo dico con un certo elemento di sconforto perché sono provvedimenti importanti. Se abbiamo fatto una legge sui partiti alla Camera, non è perché c'era una settimana da riempire, un lavoro durato mesi con audizioni dei più importanti costituzionalisti che serve a dire i partiti siano guidati, pena la loro esclusione, da due criteri: dal punto di vista economico, massima trasparenza; dal punto di vista di chi prende le decisioni, regole chiare e codificate per gli elettori. Questa legge è in attesa, e mentre questa legge attende, sta succedendo di tutto. E sta succedendo prevalentemente in casa di chi grida basta con i vecchi partiti, onestà, onestà, e poi in ordine. Indagati per le firme false in Sicilia. Fatto gravissimo, eletti che hanno sottoscritto contratti con sanzioni economiche se non stanno al detto, se non rispettano la linea. Ancora, il sito di Rousseau, da cui prende spunto la proposta politica, le scelte di quel partito hackerato, violato, senza nessun elemento di sicurezza. Uno dice, Orecchietti, fate gli affari tuoi, i 5 Stelle funzionano come credono, benissimo. Non fosse altro che nei momenti in cui i partiti, che sono i soggetti con cui si seleziona la costruzione delle istituzioni, cioè la democrazia. Faccio un esempio, se tu decidi di affidare alla rete la tua proposta del capo dello Stato, e fai scegliere tra Rodotà, Gabanelli, Prodi. Attenzione, o quella consultazione è vera, trasparente e davvero ognuno ha la possibilità di esprimersi, o se è controllata e manipolata, c'è un piccolo problema. Se le tue candidature, che tu scegli chi ti pare, ma non puoi dire per noi sceglie la rete, il popolo del web, quando tutto si dimostra può essere violato, manipolato o etereo diretto. Io farei una scommessa questa mattina. Non si può scommettere, penso che sia un illecito, quindi la facciamo senza riconoscimento economico, però pago 1 a 10. Siamo in grado tutti di determinare quale sarà l'esito delle prossime consultazioni nelle quali sceglieranno il candidato premier, leader, permesso che non c'è una legge che prevede l'elezione del premier, ma loro lo faranno. Io penso che sarà Luigi Di Maio. Ma sapete perché? Perché è già deciso. Perché in quattro si sono messi d'accordo, tant'è vero che i giornali, molto più di quanto non faccia io, raccontano che c'è già la scelta su Di Maio, Fico forse pure si ritira, ma loro sono preoccupati perché deve correre, perché bisogna far finta che ci sia una gara. Allora, a me va bene tutto, ma non si diano lezioni alla politica quando si è messi in questo contesto. Vi leggo l'articolo di Jacopo Iacoboni sulla stampa, pagina 4. Sospeso il voto Movimento 5 Stelle in Sicilia, in bilico la corsa dei cancellieri.
Nell'ordinanza depositata dalla quinta sezione del Tribunale Civile di Palermo, la sezione specializzata in materia di impresa, cioè le questioni del Movimento 5 Stelle vengono affidate alla sezione tribunale materia di impresa. Oh, apriamo gli occhi, la politica, abbiamo denunciato il partito azienda di Berlusconi, ci hanno fatto il partito impresa, cioè che viene affrontato da chi si occupa di imprese, aziende, profit. Questo è il punto drammatico. E infatti scrive Iacoboni, è interessante che le controversie riguardanti il movimento azienda lì vengano assegnate. La giudice stabilisce sostanzialmente tre punti. Giulivi, uno storico militante siciliano, è stato escluso da Casaleggio Grillo prima del voto sul presupposto che nei suoi confronti pendesse un provvedimento disciplinare, perché non avrebbe voluto firmare un documento sottopostogli come condizione per candidarsi. Signori, la Costituzione dice che gli eletti sono liberi, rispondono al popolo, agiscono secondo coscienza e il popolo giudica il loro operato in termini di riconferma oppure bocciatura. Cioè, ma non si possono firmare documenti che contengono sanzioni, che vincolano, perché chi è eletto per 5 anni mette via l'interesse particolare e si occupa dell'interesse generale. Ma se io ho una carta che dice che se non faccio come dicono pago 150.000 euro, l'interesse generale devo accantonarlo per occuparmi del particolare che mi consente di non pagare la sanzione. Ma bisogna reagire a tutto questo. Il secondo punto stabilito dal giudice è la mancata firma di un documento DOC non è configurabile come illecito. Cioè, non possono dire al Movimento 5 Stelle che questo Giulivi ha commesso un illecito, perché si è solo rifiutato di non firmare un documento che tra l'altro il mitico non statuto nemmeno prevede che si debba fare. Da oggi in poi gli iscritti del Movimento 5 Stelle possono tranquillamente ribellarsi e sottoscrivere testi pre-candidatura, tipo quello firmato a suo tempo da Virginia Raggi con la celebre penale di 150.000 euro. Ora, siccome non voglio fare diventare ore 9 e non mi interessa attaccare il Movimento 5 Stelle, le mie valutazioni, lo sottolineo 3 volte, riguardano l'emergenza democratica del Paese. Facciano quello che vogliono, ma non è possibile, non si può consentire che gli eletti che nelle istituzioni devono servire il Paese e il popolo siano dentro a ricatti anche di natura economica. E così molti giornali affrontano questa questione, anche perché si tratterà di capire che cosa questo comporta sul piano dello svolgimento delle elezioni in Sicilia. Può anche essere ovviamente che questo cancelliere tiri dritto e vada avanti, ma insomma è evidente che ci sono ripercussioni importanti. Poi vi segnalo, sempre su questo e chiudiamo, pagina 8 e 9 del Corriere, c'è un bello approfondimento, c'è Riccardo Nuti, che ricorderete, quello accusato della vicenda firme false in Sicilia, che dice: noi nel primo meetup per rispettosi delle regole, ma Movimento 5 Stelle ci vuole fuori. Nuti, ex leader palermitano, è sospeso per le firme. E sostanzialmente dice la modalità puntuale è l'esclusione e l'espulsione. I vertici spiazzati, restano 10 giorni per scrivere le regole sulla premiership. Cioè, ora a Casaleggio e Grillo hanno 10 giorni, loro continuano a proporci filmati in cui giustamente ironizzano la loro amicizia, il gelo, eccetera. Però in 10 giorni devono scrivere una modalità con cui selezionare il premier che possibilmente dia come esito ciò che hanno già deciso, cioè Luigi Di Maio. Ora andiamo avanti, perché c'è un tema che a me sta molto a cuore, affrontato in maniera molto seria, pagine 2 e 3 del Corriere della Sera, che non derubrico al solo fatto vaccini. Bill Gates, uno degli uomini più significativi del mondo dell'informatica, della tecnologia, del digitale, l'allarme di Bill Gates: non facciamoci illusioni, senza fondi e senza impegno le malattie aumenteranno. È un bellissimo servizio di Massimo Gaggi, affronta il tema della mondialità, del contrasto alla povertà. Scrive Gaggi: il problema sta diventando drammatico ora che con Donald Trump alla Casa Bianca anche gli Stati Uniti, di gran lunga il maggior contribuente dei fondi per l'assistenza ai paesi poveri, hanno cominciato a tagliare i contributi.
Si affrontano in questo servizio grandi temi, mortalità neonatale che è in diminuzione, ma non abbastanza, casi di tubercolosi in calo del 22% rispetto al 2000, e c'è una riflessione, no, circa i grandi flussi di mobilità, di migrazioni delle persone, la globalizzazione, il divario che accentua le disuguaglianze. E Bill Gates fa una riflessione compiuta: abbiamo avuto un enorme successo con le vaccinazioni, la gente pensa che il rischio non ci sia più, sbagliato e pericoloso. Ecco, proviamo a mettere da parte le vaccinazioni come elemento di contesa politica, come affermazione di una parte sull'altra, e restituiamo alle persone, alle famiglie, ai genitori, nella loro intimità intesa come paura, come preoccupazione, come cosa più giusta da fare per loro e per i loro figli, qualche elemento di scienza, non voglio dire di verità, di fondatezza, di dato. C'è un pianeta che sta cercando da anni faticosamente di contrastare le grandi piaghe dell'umanità. E un paese come il nostro, che ancora oggi, Messaggero, pagina 2-3, la Raggi si oppone al tema delle vaccinazioni, vaccini, il governo boccia il Campidoglio, Raggi è caos norme. La Raggi ritiene che queste norme siano troppo complicate, risponde la Lorenzina, pagina 3, la legge è chiarissima, si vuole fare confusione. E la Fedeli, la ministra dell'istruzione, senza autocertificazione bimbi a casa. Ora, riusciamo a non trasformare questo come uno scontro amministrativo o di pratiche, e insieme a dire alle famiglie italiane che stiamo facendo, tutte le istituzioni a tutti i livelli, uno sforzo per dare diritti ai bambini, istruzione, in una modalità che è quella della sicurezza, della loro cura, della loro salute? Perché davvero, altrimenti, al di là del livello della discussione, mettiamo fuori l'Italia da un grande processo che interessa il pianeta e la sua globalità. Questo è un approfondimento molto bello che vi consiglio sulle prime pagine di pagina 2 e 3 di Corriere e di Messaggero. Torno ad un dato più squisitamente della politica, perché ieri è stata una giornata importante in Parlamento. Io ritengo molto importante perché la Camera ha approvato una legge molto voluta dal collega proponente Emanuele Fiano. È una legge, fatemi dire, essenziale ma molto puntuale, nel senso che punisce la propaganda fascista, nazifascista, si inserisce in un principio che c'è già in questo paese, che è l'apologia di reato, puntualizzandolo, introducendo anche quegli atteggiamenti nella quotidianità, nelle piazze, ma anche nelle piazze virtuali. Questo paese è dentro ad un rischio evidente, non c'è bisogno di buttarla in politica, non c'è bisogno di farlo diventare una battaglia di parte, cioè, ma di riproposizione di atteggiamenti fascisti, di emarginazione, di quello squadrismo che prende l'individuo e lo aggredisce, lo mette da una parte, lo mette nell'angolo. È giusto che questi atteggiamenti vengano puniti. E ieri finalmente la Camera ha dato il via libera, ora la legge va al Senato. Devo dire con grande rammarico, via libera votato solo da Partito Democratico, Alleanza Popolare, MDP e Sinistra Italiana, Civici Innovatori, a questa legge hanno votato contro la destra di Giorgia Meloni, presumibile, la Lega di Salvini, presumibile, Forza Italia, secondo me grave, e il Movimento 5 Stelle. Citofonare quella sinistra che ritiene il Movimento 5 Stelle un partito affidabile, di centro, moderato, con cui poter dialogare. Peccato che nemmeno sul reato di propaganda fascista e nazifascista trovano un sussulto di posizionamento politico chiaro. È un fatto gravissimo, è un fatto gravissimo, di chi vuole tenersi le mani libere per utilizzare piazze reali e virtuali ancora con quei toni, quella volgarità e quell'intimidazione che l'Italia deve scrollarsi di dosso. E credo che sottovalutare questo e definirsi contemporaneamente di sinistra sia un pochino ambiguo. Ovviamente di questa legge trovate
riferimenti su molti giornali. Oggi non affronterei i temi più della politica di partito, insomma, c'è stato questo incontro ieri, Bersani, Pisapia leader, a pagina 11 del Corriere, e Arturo Parisi, ex simbolo, ancora simbolo dell'Ulivo, ex ministro del governo Prodi, il simbolo dell'Ulivo non andrà a chi ci riporta indietro. Lo dice Parisi, insomma, c'è questa foto di questo incontro con 10 leader della sinistra radicale, è importante almeno stabilire la direzione di marcia. Dopo parleremo di economia, di un paese che sta provando ad uscire, ad andare avanti. Ce n'è un altro che, senza nessun tipo di polemica, pare abbia deciso di guardare indietro, di andare indietro, come dice nella sua analisi e nella sua intervista Arturo Parisi oggi. C'è una finestra che vorrei aprire velocemente con Messaggero e Stampa, è una finestra che riguarda l'Europa. È una finestra che riguarda l'Europa, Messaggero e Stampa, c'è tutto, eh. Tre questioni che non riuscirò ad approfondire come vorrei, ma uno, Juncker, un super ministro unico per l'economia europea. Non sono affascinato dal tema del super ministro e del ministro, ma sono assolutamente d'accordo sul dato della necessaria strategia economica europea unica, strategia anche, voglio abbassare il tiro, armonizzazione di come funzionano i sistemi economici, regole per le imprese, regole fiscali, criteri con cui le aziende si aprono e si chiudono, concordati, pagamenti. Questo è un tema che per le nostre aziende è centrale, perché l'incertezza, la differenziazione legislativa, la disomogeneità sono tegole sulla testa di chi fa impresa e anche di conseguenza di chi lavora, vive e fa attività economica in Europa. Quindi è una notizia che rappresenta un terreno fondamentale su cui lavorare. C'è invece un lavoro molto interessante sul tema delle riforme che Macron sta mettendo in campo, Macron che alle prese anche con qualche catastrofe ambientale, dalle Antille a territori che interessano ovviamente lo Stato francese, ma c'è soprattutto lo scontro sociale in atto tra la proposta, qui i giornali lo chiamano Jobs Act, insomma è la riforma del lavoro francese, e il sindacato. E tutto sommato credo che ci faccia guardare anche con altri occhi ciò che molto spesso è giudicato frettolosamente, la riforma del mercato che ha messo in campo il governo Renzi, che oggi trova la sua attuazione in tanti provvedimenti di continuità che il presidente Gentiloni sta mettendo in campo, è come se ogni giorno trovasse elementi di equilibrio e di forza maggiori, di equilibrio sociale, di una decisione presa, certo non senza frizioni, anche se nemmeno senza dissensi, ma che oggi sprigiona i suoi effetti. E poi c'è un'ultima notizia delle tre che avevo annunciato più sull'ambito europeo. Brexit, arrivano le prime denunce, gli europei ora sono discriminati. E questo è invece da citofonare al campanello dei tanti tifosi della Brexit. Lasciamo stare l'inimitabile Salvini, ma molti che anche in diversi campi di gioco guardavano alla Brexit come una reazione a questa inefficienza europeista. Peccato che la Brexit stia generando la discriminazione degli europei. Leggo Cristina Marconi su pagina 9 del Messaggero, un'associazione segnala rifiutati prestiti bancari, l'affitto di case, l'esecutivo è illegale, l'esecutivo è il governo, illegale stiamo verificando. Però questi sono i primi benefici effetti della Brexit sulla Gran Bretagna, ma fatemi dire anche sul sistema europeo, perché ovviamente vittime di questi atteggiamenti sono i cittadini europei. Apriamo una finestra che io ritengo particolarmente importante, sono questioni delle quali tra l'altro mi sto da un po' di tempo direttamente occupando, perché abbiamo su Messaggero, sul Messaggero volevo riprendere una notizia che ovviamente
prosegue l'analisi sulla situazione economica iniziata ieri. Siamo a pagina 16 del Messaggero. Michele Di Branco continua appunto questa analisi. Disoccupazione sotto l'11%, il dato della disoccupazione in Italia per la prima volta scende sotto l'11% nella prima volta negli ultimi anni. PIL rivisto all'1,5 per il 2017. Ma la notizia più importante, secondo me, è record per l'occupazione femminile che sale al 49%. Avviso, non sto facendo il pistolotto su quanto funziona, siamo toghi, viva il governo, non mi interessa. Vorrei accompagnare la riflessione del Messaggero rispetto a ciò che sta accadendo nell'economia italiana. E l'articolo parte con le parole del Premier Gentiloni, ancora molto da fare. Fa bene il presidente Gentiloni a aprire sempre con questo atteggiamento di chi non si ferma, ma tendenza incoraggiante. C'è un dato significativo che riguarda l'occupazione e uno che riguarda la crescita. Sull'occupazione diciamo tutto, luce e ombre. A cominciare dal tasso di occupazione 10,9, quindi sotto l'11, indecisa discesa la disoccupazione, 0,4 punti percentuali, ed ora su livelli che non si vedevano da 5 anni. Nel secondo trimestre del 2017 l'occupazione presenta una nuova crescita congiunturale dovuta a un ulteriore aumento di dipendenti. Con grande onestà Michele Di Branco scrive: in 8 casi su 10 a termine, sono dipendenti a tempo determinato. E qui lo voglio dire così, si possono scatenare Brunetta, Toninelli, Di Maio, chi vuole, ma a termine, dipendente a tempo determinato. E fare politica e farla in maniera riformista, responsabile, è un mestiere complicato. E se si vanno a prendere le statistiche precedenti, gli aumenti di occupazione negli ultimi 20 anni interessavano prevalentemente le nuove forme di impiego inserito. Co-co-co, co-co-pro, lavoro interinale, lavoro in affitto, lavoro a progetto. Lo dico da babbo di ragazzi 2 su 3 maggiorenni. Preferisco un lavoro a tempo determinato che è anticamera alle tutele crescenti, che un lavoro a contratto, a progetto o addirittura etimologicamente umiliante in affitto. Bisogna sapere leggere questi dati per quello che realmente sono. Un maggior numero di occupati, torniamo sopra il livello dei 23 milioni, dentro a forme di impiego in cui la flessibilità non è utilizzata indebolendo gli istituti. Qual è la grande differenza tra un lavoratore a progetto e un tempo determinato? Il tempo determinato ha tutte le tutele, tutti gli istituti del tempo indeterminato, con un orizzonte limitato. Quell'altro è una forma più fragile di impiego. Vorrei che queste discussioni, anche nell'elaborazione, nel pensiero che la sinistra costruisce nei prossimi anni, accompagnassero le nostre discussioni, perché sono centrali. Prendo, perché voglio rimanere sul piano economico, Il Sole 24 Ore e vi voglio leggere due notizie che ritrovo. Oggi Il Sole 24 Ore è pieno di cose molto interessanti, innovazione, auto elettrica, energia, green, sostenibilità. Voglio stare sui temi della produzione. Marco Fortes in prima pagina, c'è un lungo editoriale dove, al di là della ripresa del dato del più 4,4% di produzione industriale, Fortes fa un'analisi e una comparazione con gli altri paesi europei. Produzione Italia prima tra i big 5 dell'Europa. Il tasso di espansione comparativamente più sostenuto è l'Unione davanti a Germania più 3,9, Francia più 3,6, Spagna più 1,9, Regno Unito più 0,2, l'Italia più 4,4. Fortes, che continua a pagina 8 la sua analisi, credo restituisca e ce lo dice anche un altro pezzo di riflessione che accompagna la parte economica dei quotidiani di oggi, cioè l'aggiornamento di un indice di crescita che, a fronte di quella produzione industriale, registra una crescita. Qui si scrive l'1,5, ma il tema non è la percentuale, il tema è il trend. Perché, signori, nei prossimi mesi, quando metteremo in campo le proposte, perché non ci nascondiamo dietro un dito, a far tanto fra 6 mesi, forse meno, la legislatura è finita, saranno in campo due grandi atteggiamenti, non solo centrodestra, centrosinistra, populismo, responsabilità, ma è il bivio è: continuiamo le riforme che producono crescita, efficienza e occupazione, o ci tiriamo una riga, o ci fermiamo.
Noi metteremo in campo una squadra da Renzi, Gentiloni, Minniti, Del Rio, le persone coinvolte del PD, la squadra di governo che ha costruito questa prospettiva. Ci sarà un'altra squadra, la Taverna, Cecconi, Toninelli, la Ruocco, Di Maio, Di Battista. E quella proporrà una riga su tutto, legittimo. Ma in campo di un paese che si sta rialzando dopo una botta tremenda, lo dice un uomo che viene dai distretti industriali di Sassuolo, la crisi è stata ceffoni nelle guance delle famiglie italiane. E questo paese si sta rialzando, decidiamo se vogliamo definitivamente metterlo in piedi e lanciarlo oppure fermarci perché è tutto sbagliato e da cambiare. Poi c'è una buona notizia che, siccome vengo da una 2 giorni di lavoro in Calabria, dove sono stato tra i tanti appuntamenti a portare, lo voglio ricordare, tutta la vicinanza, solidarietà e impegno del Partito Democratico a Fabio Scionti, sindaco di Taurianova, che è stato insomma, oggetto di davvero gravi e pericolose intimidazioni. E voglio chiudere questa rassegna stampa di stamattina con una notizia che riguarda il bonus sud e un approfondimento a pagina 2 del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci, con tabelle molto documentato, io vi leggo solo l'incipit, più di 46.000 uomini, 46.899 per l'esattezza, e 26.883 donne. Nei primi 7 mesi dell'anno sono state 73.782, quindi io leggo un numero, ma sarebbe bello chiudere gli occhi e vedere 73.700 volti, storie, persone. Poi purtroppo dobbiamo invece raccontare le domande che i datori di lavoro meridionali hanno inoltrato all'INPS per ottenere il bonus sud. Il nuovo esonero contributivo fino ad un massimo di 8.060 euro annui, introdotto a gennaio dall'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive. La stragrande maggioranza di queste assunzioni, quindi insomma, posti di lavoro, storie di lavoro che cominciano, assunzioni agevolate, sono veri e propri contratti a tempo indeterminato. Il 70,7% il totale. Insomma, e concludiamo. Non mi pare che la politica sia in una pausa di sospensione. C'è un autunno pieno di provvedimenti, discussioni, di proposte. C'è la nostra festa dell'unità a Imola che prosegue con dibattiti, confronti, serbatoi di idee che verranno presi e raccolti per la nostra conferenza programmatica. In parte animeranno il treno di incontri, di dialogo con i cittadini, con il paese reale che partirà alla fine di settembre, con un atteggiamento di realtà, lo dico perché tra i tanti argomenti che non ho toccato, perché oggi ce n'è poco sui giornali, ma insomma accompagna, c'è la benedetta questione dell'abolizione del vitalizio, in cui io ho passato l'estate in silenzio, perché io... Per me il vitalizio è oggetto di lavoro, non di propaganda. È di propaganda per Toninelli, per Sposetti, per chi è pro, chi è contro. Sono tutti della stessa parte. Al Movimento 5 Stelle serve fare una campagna elettorale in cui denuncia che il PD non l'ha fatto. Qualcheduno non lo vuole fare esattamente come il Movimento 5 Stelle, perché il provvedimento gli piace poco. Importanti intellettuali sono arrivati a dire l'ha fatto incostituzionale, così viene approvato, ma non vale. Non fosse altro che sono 10 anni che ci battiamo per la riduzione dei costi della politica, che facciamo non in termini di eroismo e testimonianza, scelte che vanno in una direzione molto chiara. Quella legge è lì, secondo me, da approvare. Non la si vuole approvare? La si ritiene incostituzionale? Non bisogna rispondere alla domanda se ti piace o no la legge. Bisogna rispondere alla domanda, ma la situazione dei privilegi e dei vitalizi, ovviamente di chi... ha fatto il deputato perché il vitalizio non esiste più, nonostante i giornali un giorno scrivano ma cosa abolisce i ricchetti di vitalizi che non esistono? E il giorno dopo 600 nuovi vitalizi. Il vitalizio non si matura più, c'è un sistema contributivo. In passato però, e ancora oggi li stiamo erogando, ci sono assegni perché ha fatto un giorno di Parlamento. È incostituzionale cambiarli? La legge non è lo strumento? Mi aspetto dal Senato, non dal Movimento 5 Stelle, da quattro cialtroni mi aspetto qualche baggianata. Dai senatori mi aspetto una risposta. Il sistema dei vitalizi che eroghiamo va bene così com'è? No, Ricchetti, siamo tutti d'accordo per cambiarlo. Non volete la legge?
Proponete una delibera dell'ufficio di presidenza che riduca il taglio che produce la legge. Io non sono affezionato alle bandierine. Non mi interessa l'approvazione di una legge che porta un nome. Individuiamo lo strumento più giusto, però facciamo sul serio. Però lo facciamo in tempo utile. È una delibera dell'ufficio di presidenza che la Camera ha fatto e che ha la proposta la vicepresidente Sereni e ha prodotto un taglio significativo. Quello al Senato non si è visto. Allora, a me va bene tutto. Io continuo a prendere gli insulti, continuo a prendere quello in malafede, continuo a prendermi di quello che fa la legge per farsi... No, a me non interessa. Non troverete interviste su questo, perché per me i vitalizi sono terreno di lavoro, non altro. Però datemi una risposta. È da superare un sistema che ancora oggi fa pagare tanto a chi ha fatto in termini di tempo così poco? Lo superiamo? Trovate lo strumento voi, pronto domani mattina. Ma io non ci devo fare campagna elettorale, né se viene approvata né se viene respinta. La politica c'ha una stagione in cui raccoglie il consenso e una stagione in cui fa le cose. Questa è quella in cui si fanno le cose, non si costruisce il consenso. Non, il problema non è chi risponde a Toninelli, Cecconi, Di Maio, dateci lo scalpo dei vitalizi e parliamo di legge elettorale. Quelle sono cialtronerie, non curatevi, ma non voi fatevela con gli italiani e rispondete agli italiani. È da cambiare quel sistema? Se è da cambiare si aspettano proposte. Bene, vi aspettiamo domani mattina, ore 9, rassegna stampa, ma anche durante la giornata a tutte le finestre di collegamento con la festa, discussione, dibattito e confronto. Buona giornata a tutti. Thank you.